Attraverso documenti fraudolenti avrebbero attestato l'esistenza di falsi rapporti di collaborazione con calciatori per beneficiare dei ristori elargiti in epoca Covid, un'accusa che la procura di Nocera Inferiore ha formulato a carico dell'ex presidente della Nocerina e di un ex dirigente che ha portato al sequestro preventivo di circa 100.000 euro nei confronti dei 15 calciatori che hanno ottenuto il beneficio economico. Secondo gli investigatori, i due ex dirigenti, la società ha da pochi mesi cambiato proprietà e la nuova proprietà è estranea ai fatti, avrebbero predisposto un articolato sistema fraudolento per ottenere i ristori economici previsti dal decreto Cura Italia e legati al fermo delle attività agonistiche provocato dal Covid. False dichiarazioni che avrebbero consentito di trarre in inganno i funzionari della società Sport e Salute, la società in-house del Ministero delle Finanze, e quindi ottenere i ristori. Pertanto, in mattinata, i carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della Procura di Nocera Inferiore hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente per un ammontare di circa 100.000 euro.